Allora, io sono Alberto Ciaramella e parlo di RIPAC, riconoscimento del parlato connesso, che è un circuito integrato che è stato sviluppato negli anni 80 in XELT per implementare in modo efficiente gli algoritmi avanzati di riconoscimento del parlato. Sostanzialmente io faccio un accenno sul riconoscimento vocale e penso che questo sia anche interessante dal punto di vista così didattico in qualche maniera. Dal punto di vista storico il riconoscimento si è evoluto, innanzitutto è stato i riconoscitori per parole isolate, poi il riconoscimento del parlato continuo che ha implicato nuovi algoritmi. Ad un certo punto negli anni 80 si è visto la necessità di necessità computazionali di un certo tipo e quindi si è pensato di implementare questo circuito RIPAC specifico per il riconoscimento del parlato connesso. E poi dettaglio anche delle conclusioni con la bibliografia. E, dal punto di vista, piccola mia bibliografia, io sono laureato in ingegneria elettronica con indirizzo calcolatori, poi ho seguito un progetto di sviluppo di un calcolatore di processo in collaborazione con l'Università di Pisa. Dal 72 ho lavorato in XELT per moltissimi anni, più di 30, prima nel progetto dei gruppi speciali in cui era più il core era delle architetture informatiche e negli anni 80 nel gruppo tecnologie vocali con partecipazione a progetti di ricerca europei e ho fatto anche brevetti e articoli. Attualmente ho fondato IntelliSemantic da una decina di anni per il trattamento del linguaggio del text mining, quindi con una certa diciamo continuità tecnologica ma anche con delle variazioni. Cominciamo invece a vedere il riconoscimento vocale a che cosa serve. Esempi di applicazioni. Innanzitutto comandi vocali a robot, a sistemi logistici, per esempio di smistamento, a strumenti medici o di misura, oppure per comandi auto, ma più che altro la strumentazione dell'auto, oppure per applicazioni domotiche. Altri esempi di applicazioni sono per esempio per l'interazione vocale, per ricerca di informazioni, che può essere per parole chiave, oppure richiesta di informazioni con dialogo strutturato, oppure selezione vocale, assistente telefonico, e infine per la dettatura a dominio definito, legale o medico, o a dominio non specificato. Sapete, diciamo così, che esistono anche delle evoluzioni abbastanza nuove che sono state abilitate da internet, per esempio il fatto di poter fare la selezione attraverso Google di parole chiave e lui lancia la ricerca. Sono delle evoluzioni di quello che si erano fatti già da tempo. Il riconoscimento vocale, quali sono le motivazioni delle applicazioni? Innanzitutto, chiaramente in certi ambienti, in certe situazioni lavorative, le mani possono essere già occupate da altre cose, quindi naturalmente il comando vocale aiuta, questo qui per esempio nelle applicazioni di smistamento, oppure la vista può essere occupata, per esempio quando uno sta seguendo un apparecchio di misura. Poi ci possono essere anche aiuti nel caso di disabilità, in cui il comando vocale è una cosa molto positiva, molto accettata, e comunque in generale per maggiore efficienza nel lavoro. Basta pensare adesso che la dettatura dei testi è piuttosto usata comunemente. Il riconoscimento vocale poi dopo ha differenti soluzioni. La soluzione iniziali erano quelle dipendenti dal parlatore, che richiedono una fase di addestramento iniziale e che sono proponibili soltanto per determinati tipi di applicazioni e comunque possono essere, diciamo, motivate da limiti di costo o di requisiti computazionali. Adesso le applicazioni più comuni sono quelle indipendenti dal parlatore, che risultano più semplici per l'utente, in cui non è quindi necessario fare questo addestramento della macchina, vanno bene per tutte le applicazioni
e sono consigliabili, quindi se non intervengono limiti di costo dei requisiti computazionali. È chiaro che nelle applicazioni indipendenti dal parlatore c'è anche una parte che l'utente normale non vede, che fa parte della tecnologia, per cui non c'è l'addestramento fatto su uno specifico parlatore, ma il sistema è stato addestrato, diciamo, dai suoi progettisti a riconoscere le voci, e questo richiede due fasi piuttosto impegnative, piuttosto anche costose. Uno, di disporre, diciamo, di esemplari di voci piuttosto generali, e l'altro anche della fase di addestramento dei modelli della voce rispetto a tutti questi parlatori, che è una fase importante dal punto di vista computazionale. Per quanto si riferisce invece al riconoscitore vero e proprio, comunque sono importanti anche lì le requisiti computazionali, perché naturalmente è opportuno che questo riconoscitore sia in tempo reale, non vada, diciamo, per le lunghe. Riconoscimento vocale, dal punto di vista dell'architettura, possiamo distinguere almeno tre tipologie. Ci possono essere riconoscitori e servizio locale, di uso sempre più comune se uno comanda, per esempio, in macchina o cose del genere, chiaramente il riconoscitore e il servizio locali. Il riconoscitore può essere locale, servizio centralizzato in certe applicazioni attuali, per esempio che di tipo su internet, come la selezione vocale di Google, in cui c'è il riconoscitore nel client, dopodiché il servizio, l'accesso, diciamo, alle informazioni viene fatta a livello centralizzato. Una situazione più sfidante ancora è il riconoscitore centralizzato, il servizio centralizzato, e questo nel caso di servizi forniti attraverso la rete telefonica. Spesso l'apparato telefonico non ha diciamo, particolari potenze computazionali, e il riconoscitore deve essere centralizzato, il servizio pure deve essere centralizzato. Questa comunque situazione un pochino più sfidante era proprio quella che uno incontrava in Xelt. Come sapete benissimo, Xelt era il centro di ricerca del gruppo STET e anche il centro di ricerca di Telecom Italia, e quindi sostanzialmente in questo caso qui erano particolarmente in luce i servizi che potevano essere erogati attraverso la linea telefonica, per esempio informativi o altro. In questa slide, diciamo così, anticipo un disegno che tra un po' di slide, che comunque come è fatto un riconoscitore vocale. Infatti penso che sia utile anche da un punto di vista divulgativo ricordare questa cosa qui, perché uno degli obiettivi che mi sono dato in questa presentazione non è soltanto di fare una rievocazione storica, che potrebbe lasciare un po', diciamo così, un senso di incompletezza, perché la tecnologia è andata anche avanti, ma di dare un'inquadratura quasi didattica di come è fatto un riconoscitore vocale. Innanzitutto chiaramente c'è il microfono, poi dopo c'è la digitalizzazione del segnale vocale, per cui da segnale analogico si fa il campionamento, e quindi si ottengono una sequenza di campioni, per esempio a 12 bit per un campionamento di 8 kHz. È chiaro, per il teorema del campionamento, in questo caso qui il segnale deve essere limitato in banda e si perdono, diciamo così, i 4 kHz di banda bassa. Ma questo per applicazioni telefoniche va benissimo. Ci sono altri, diciamo, tipi di digitalizzazione che possono essere invece utili in applicazioni di tipo computer, naturalmente con maggiore frequenza di campionamento. Poi dopo questa fase di digitalizzazione c'è la parte di analisi. La parte di analisi segmenta le sequenze di campioni in finestre temporali
e ognuna di queste individua le caratteristiche spettrali. Per esempio si fa lo spettro per ogni finestra temporale di 32 millisecondi, questo qui è una, diciamo così, una specie di stato dell'arte nella voce, perché la voce naturalmente mentre uno parla lo spettro varia, però non con una velocità così incredibile, quindi questo tipo di andamento, di rilevazione dello spettro va benissimo. Ora, naturalmente, ci sono tanti algoritmi che sono anche più complicati della pura analisi spettrale. Comunque, diciamo, uno può citare da un punto di vista base che di fatto stiamo misurando uno spettro. Dopodiché ci sono le parti più, diciamo, a valle del sistema, che si avvicinano sempre più alla parte applicativa. Innanzitutto abbiamo lo stadio del riconoscitore di parole, che individua la parola più probabile confrontando la sequenza degli spettri rilevati con le sequenze di spettri delle parole previste dall'applicazione. Questo aspetto sarà particolarmente approfondito qui, perché RIPAC è proprio, ha ottimizzato, ha implementato questo modulo del riconoscitore in maniera efficiente, perché questa parte è piuttosto pesante computazionalmente, quindi esisteva il problema di rendere anche i sistemi, diciamo, più agevoli da un punto di vista, diciamo, di dispiegamento. Dopo il riconoscimento per parole isolate, naturalmente di parole singole, c'è il riconoscitore di frase che individua la frase più probabile. Facendo questa schematizzazione, sostanzialmente ho tagliato molto molto per in velocità, perché in effetti bisogna anche dire che come si riconoscono le parole. Si è trovato, e già al tempo di RIPAC era stato dell'arte nota, che le parole vanno in effetti, si schematizzano come sequenze di fonemi e quindi di difoni, perché se uno diciamo un vocabolario di tantissime parole, per esempio 1000 parole, la complessità continuerebbe a aumentare al numero delle parole, ma se noi riconosciamo che i fonemi o i difoni, in questo caso qui, sono comunque limitati, ecco che abbiamo già dato una buona compressione della complessità del riconoscitore di parole. E poi dopo queste due fasi, riconoscitore di parole e riconoscitore di fasi, c'è l'applicazione finale, che in base alla parola o alla frase individuata degli stadi precedenti effettua l'azione di comando, per esempio, o fornisce la risposta o chiede la conferma. Spesso il sistema, diciamo così, soprattutto inserito in un sistema di dialogo, potrebbe non essere sicuro di quello che ha capito e chiedere conferma in modo da poter andare avanti. Questi sistemi, diciamo così, di dialogo sono diventati poi più oggetto di quello che si studiava in XELT successivamente a RIPA, che quindi non sono stati citati in questa, diciamo, puntualizzazione che è un po' più storica. Sì, solo una precisazione, stiamo parlando più o meno degli anni 80. Sì. Quindi RIPAC è questo circuito che realizza questo algoritmo di riconoscimento, che più o meno risale alla metà degli anni 80, e invece questo ulteriore passo del sistema di dialogo, che integra anche la sintesi con il riconoscimento, invece della fine degli anni 80. Okay. Però la cosa interessante dal mio punto di vista è che questi passaggi che sta illustrando sono dei passaggi che ancora sono validi, cioè nel senso che anche il primo passo più semplice del riconoscimento di parole singole è quello che utilizza ancora appunto adesso Google quando c'è il servizio di riconoscimento vocale per parole, che è il terzo tasto dei tre tasti che ha Google. Okay. Piccola parentesi. Perfetto. Questo qui mette in, diciamo, in figura quello che avevo detto prima, per cui, diciamo così, lo stato di digitalizzazione del segnale, lo stato di analisi spettrale, il riconoscitore di parole, il riconoscitore di frase e infine l'applicazione.
Comunque vediamo come sono evolute le tecnologie. Nei sistemi più semplici naturalmente non ci sono necessarie tutte queste evoluzioni, troviamo anche delle diciamo, applicazioni commerciali che si fermano diciamo, a uno stadio un po' più antico della tecnologia. Però vediamo come è andata avanti la ricerca. Negli anni 70 si utilizzava tipicamente il riconoscimento delle parole isolate, in cui è più semplice, non si utilizza il riconoscitore di frase. Del resto, che riconoscere parole isolate in cui c'è una parola, un silenzio, una parola, un silenzio, è abbastanza ovvio anche per un umano capire che è una cosa più semplice. Quando uno sente una lingua straniera che conosce meno, se la sente ben parlata, ben scandita, è molto più semplice rispetto al fatto che la sente in continuità. E chiaramente il riconoscitore ha lo stesso tipo di problemi. Quindi se dietro ogni parola c'è un silenzio, è molto più semplice. E questo è lo stato dell'arte che si usava fino agli anni 70, che è usato ancora in sistemi più semplici economici, e comunque già questo non è banale. Infatti lo stadio di riconoscimento delle parole cosa deve fare in definitiva? Confrontare la sequenza degli spettri rilevati per una determinata parola, se andiamo diciamo così a 32 millisecondi di spettro è abbastanza chiaro che ci sono almeno un centinaio di spettri da controllare, e con le sequenze degli spettri delle parole previste per l'applicazione. Quindi tra l'altro parole previste per l'applicazione vuol dire che un sistema, se una parola non la conosce, è completamente sordo quella parola. Quindi nei riconoscitori vocali ancora adesso, se una parola non è assolutamente prevista, si possono trovare dei qui pro quo abbastanza così divertenti. E comunque deve trovare gli spettri più vicini di queste parole. Il problema è che la velocità di pronuncia della parola varia, e quindi la sequenza degli spettri rappresentativi presenta degli stiramenti differenti, e quindi questo è il problema che deve essere riconosciuto. Per risolvere questo problema si utilizza l'algoritmo Dynamic Time Warping, che permette di allineare due sequenze che possono presentare gli stiramenti individuandoli e compensandoli. E il problema dal punto di vista teorico, infatti, il problema sarebbe se uno confronta due sequenze di lunghezza dell'ordine di n, sarebbe un problema di complessità computazionale n quadro, perché n da confrontare con sequenza n da confrontare con altra sequenza n, poi tra l'altro moltiplicato per il numero di parole, che fa un bel conto. Però l'algoritmo di Dynamic by Time Warping sostanzialmente confronta soltanto le distanze nell'intorno della diagonale di stiramento, riducendo la complessità da n quadro a n log n. E quindi non è più necessario confrontare tutti i termini della prima sequenza con tutti i termini della sequenza, ma solo i termini dell'intorno dello stiramento, cioè l'inizio della parola con l'inizio della parola, la parte mediana della parola con la parte mediana della parola, la parte finale della parola con la parte finale della parola, in sintesi. E comunque questo qui algoritmo va bene per parole isolate in cui le parole è preceduta un silenzio. Questo algoritmo Dynamic Time Warping va anche detto che però è molto più generale. Più generale può essere utilizzata in tutti i casi in cui ci sono da confrontare due sequenze che hanno stiramenti diversi. E quindi questo viene usato per esempio nel confronto di sequenze anche in settori molto diversi, per esempio nel confronto di testi, che possono essere un po' variati, nel confronto di macromolecole e così via. Quindi cambiamo veramente settore rispetto a quello di partenza. Comunque chiaramente a noi interessava la voce. Il riconoscimento del parlato connesso, nel riconoscimento del parlato connesso le parole vengono invece pronunciate con continuità e compongono
le frasi e questo è più sfidante. In questo caso bisogna aggiungere il livello che riconosce la frase intera che tra quelle permesse dall'applicazione, in questo caso qui ci sono delle frasi permesse dall'applicazione. Il livello che riconosce questa frase e quello che riconosce le singole parole interagiscono in maniera bidirezionale. E perché? Perché il livello di frase propone man mano nella sequenza, diciamo, che sta a riconoscimento le parole da verificare che lui considera più probabili in quel momento dell'interazione della frase, e il riconoscitore di parola restituisce le parole che ritiene via via più probabili, e questi due stati quindi interagiscono. Ho citato, diciamo così, l'architettura generale, un pochino le maggiori difficoltà del parlato connesso, che certamente richiedono maggiore complessità di calcolo, perché tipicamente si genera un certo numero di ipotesi, di parole, talvolta anche abbastanza, diciamo così, assolutamente, diciamo così, non corrette, che devono essere poi spente in tempo opportuno, e quindi già il riconoscitore di per sé incontra maggiori oneri computazionali rispetto al riconoscitore per parole isolate. Inoltre il riconoscimento del parlato connesso richiede maggiore accuratezza nel riconoscimento rispetto a quello di parole, e questo ha comportato un'evoluzione degli algoritmi di matching considerati, che sono evoluti dal dynamic tie warping agli hidden Markov model. Negli hidden Markov model si tiene conto in maniera più precisa il fatto che esista una variabilità statistica delle emissioni vocali, e non solo, diciamo così, dal punto di vista che uno può pronunciare le cose in maniera più o meno veloce, ma anche che uno non è necessariamente pronuncia un fonema sempre nella stessa maniera in tutte le ripetizioni di determinata parola, ma delle variazioni spettrali e così via. Tutto questo si può modellare facendo un opportuno modello della parola da riconoscere, ma richiede chiaramente maggiori requisiti di calcolo e soprattutto di memoria. Non mi dilungherei troppo su questo aspetto un po' matematico, ma comunque è abbastanza intuitivo che se uno considera ancora più informazioni il modello diventa più impegnativo dal punto di vista della computazione. In definitiva, qual era la situazione dopo questo carrellata iniziale, qual era il riconoscimento del parlato connesso, qual erano lo stato dell'arte negli anni 80? Utilizzava tipicamente due blocchi interagenti, il riconoscimento a livello di parola e il riconoscimento a livello di frase. Il riconoscimento a livello che era più impegnativo computazionalmente utilizzava dei processori digitati specializzati, i Digital Signal Processor. Si evidenziava che sarebbe stato necessario anche una maggiore potenza elaborativa, perché erano stati identificati degli algoritmi più impegnativi come l'Hidden Markov Model, per cui o si usavano tanti Digital Signal Processor oppure si ponevano degli altri vincoli. Quindi in questa fase tecnologica si è pensato che fosse utile sviluppare un componente specifico per il riconoscimento di livello di parola, in modo da avere un solo coprocessore, non una sequenza di digital signal processing, ognuno dei quali riconosce un poco di parole e poi le confronta, per avere un'architettura più semplice e più, in un certo senso, ingegnerizzata. Quindi, quindi questo l'avevo già detto, però quindi era già lo schema a blocchi, diciamo così, che veniva utilizzato, diciamo così, anche indipendentemente da RIPAC. Quello che fa RIPAC sostanzialmente è rendere come circuito integrato quello che qui vedete, slave algorithm,
slave memory area e così via, e anche la fase di interazione con la parte alta. RIPAC quindi, come requisiti, realizza il riconoscitore a livello di parole, migliora di ordine di grandezza l'efficienza possibile con l'uso di DSP e quindi rende la macchina di riconoscimento più, diciamo così, ingegnerizzata, almeno per le potenze computazionali che erano possibili negli anni 80. Inoltre era dedicata, ma anche flessibile dal punto di vista dei modelli, per cui doveva poter realizzare a secondo delle richieste sia il sistema time warping un pochino più tradizionale, sia gli Hindenburg model più innovativi. In base a questi requisiti, le scelte architetturali di RIPAC sono state: la memoria dei modelli pur facendo parte dello stato basso era esterna al chip, condivisa con il master, e questo per dare maggiore flessibilità al sistema nonostante fosse un sistema dedicato. Poi ovviamente questa memoria dei modelli di parola doveva, diciamo, essere accessibile in maniera semplice, in maniera efficiente, quindi c'era un processore di indirizzi per questo sistema. L'architettura era microprogrammata con elevato parallelismo delle microistruzioni e implementava sia l'algoritmo dynamic time warping sia l'Hindenburg model, attivando l'uno o l'altro modello a secondo di quanto veniva codificato nella memoria dei modelli. Altre caratteristiche architetturali: processore aritmetico ottimizzato per il calcolo delle distanze, la memoria interna serviva per la memorizzazione delle distanze parziali con registri di appoggio e poi unità diagnostica. In definitiva, il diagramma a blocchi di RIPAC è appena stato descritto e qui evidenzia, diciamo così, il sequenziamento, la microprogrammazione di 256 parole, ognuno di 44 bit, la unità aritmetica ottimizzata per il calcolo delle distanze, la memoria per la registrazione dei calcoli intermedi insieme, diciamo, al file di registri. A questo punto il RIPAC, qua forse bisogna aggiungere qualche integrazione, diciamo, dal punto di vista tecnologico, era un chip di 68 pin e quindi, diciamo così, si poteva come coprocessore rispetto per esempio a processori di tipo Intel che facevano la parte alta dell'algoritmo, cioè la parte di riconoscitore della frase. La parte bassa all'interno del riconoscitore delle parole era implementato in RIPAC. Quindi con una scheda piuttosto non tanto complicata, un processore Intel, RIPAC come coprocessore specifico per il riconoscitore di parole, della memoria dinamica, è una schedina piuttosto semplice che veramente era un salto di qualità rispetto di ottimizzazione rispetto a situazioni che si vedevano, per cui bisognava mettere dei grossi elaboratori, magari anche dei multiprocessori, e invece era tutto stato ridotto a una schedina, perché questo RIPAC supportava una parte significativa dei calcoli intensivi. Dire come era stato poi fatto, ottimizzato, mi sembra veramente troppo entrare nel dettaglio. Comunque si trattava sostanzialmente di una vettorizzazione di questi calcoli di Hindenburg model o programmazione dinamica. Siccome giustamente siamo in un contesto di rievocazione storica, è utile, diciamo, presentare anche chi aveva partecipato a questo progetto. Come sapete, XELT era il gruppo di ricerca del gruppo STET, e in questo XELT operavano varie attività,
e tra queste hanno partecipato al progetto il gruppo tecnologie vocali, il cui direttore è l'ingegner Modena, e ovviamente il gruppo di progettazione dei circuiti integrati, il cui direttore è il dottor Leproni. Questo progetto era un progetto anche multiaziendale, in cui partecipava anche ELSAC, con il gruppo delle tecnologie vocali, che era diretto dal ingegner Scagliola, che era già stato nel nostro gruppo Inxelt. In qualche maniera potremmo vedere questa una specie di filiazione del gruppo originario dell'Oxelt. Il circuito è stato prodotto da SGS, adesso chiaramente ha cambiato nome. E quali erano gli obiettivi? Per Xelt, chiaramente gli obiettivi è avere delle applicazioni telefoniche efficienti. ELSA, che invece aveva più obiettivi di fare applicazioni logistiche, robotiche, eccetera, eccetera, smistamento postale, eccetera. A questo punto siamo arrivati verso la parte finale della presentazione. C'è un quarticello d'ora. Ok, quindi abbiamo anche molto tempo per finire. E io volevo quindi fare con queste ultime due slide, da un lato il discorso RIPAC nella storia del riconoscimento, dall'altra, diciamo così, fare qualche riflessione di cosa poi si può ottenere da queste, diciamo, storia della tecnologia. Allora, le applicazioni di riconoscimento vocale stanno conoscendo una crescente popolarità. Una volta sembravamo della gente veramente fuori dal mondo che voleva fare queste cose. Adesso invece queste applicazioni sono effettivamente comuni e quindi cresce l'interesse di sapere che cosa c'è dentro. Ora, gli algoritmi che ho presentato in questo intervento negli anni 80 erano la punta avanzata della ricerca. Poi per molti anni sono diventati lo stato dell'arte e sono anche utilizzati adesso in parecchie situazioni. Poi la ricerca è successivamente evoluta e si hanno anche delle situazioni più performanti, più robuste o altre cose. Per esempio, e lo vediamo, diciamo così, nelle slide successive. Per esempio, è chiaro che nelle tecnologie, quando ho parlato di dynamic time warping, hidden Markov model e così via, è chiaro che esisteva una assunzione implicita che facevamo, cioè che la voce per il riconoscimento vocale era sufficiente guardare un intorno. Adesso gli algoritmi sono evoluti, gli algoritmi più robusti guardano anche più distante e quindi c'è gli algoritmi di deep learning e così via. Però, diciamo così, questi algoritmi sono comunque comprensibili comprendendo da dove si è partito e qual è stato l'ulteriore passaggio che si è fatto per risolvere quali ulteriori problemi sono stati fatti questi avanzamenti, e soprattutto va sempre citato che questi avanzamenti sono stati anche resi possibili dal fatto che la potenza computazionale attualmente disponibile è molto più disponibile a basso costo. Quindi certi algoritmi che pensavamo anche che fossero fattibili, però erano un pochino fuori dalle capacità computazionali. A me colpisce una cosa, cioè il fatto che oggi naturalmente si può fare molto di più in termini di potenza computazionale, anche perché per esempio su internet è possibile connettere una potenza computazionale prima inedita, però alla fine i problemi sono sempre alla base gli stessi, cioè che comunque un algoritmo più efficiente funziona su un numero comunque maggiore di casi e comunque può essere il punto di partenza per i stadi successivi. Quindi, diciamo. Okay. Quindi facciamo delle conclusioni tipo generali. Dal punto di vista della storia dell'informatica è utile tenere traccia della storia di successo di Xelt nelle tecnologie vocali, che ha avuto ripercussioni significative.
come sapete, poi le tecnologie vocali XELT sono state spinoffate intorno al 2000 con la società che si è chiamata Loquendo, che poi ha avuto ulteriori altre evoluzioni. Ma in generale, anche diciamo così, indipendentemente dal filone storico di XELT e degli suoi seguiti, ci sono state continue diramazioni delle nostre tecnologie in altre direzioni. Anche il fatto di aver citato che il gruppo ELSAG, in realtà dal punto di vista delle conoscenze, derivava da XELT, è una cosa abbastanza evidente. Citerò anche nella bibliografia degli altri, in un certo spin-off che ci sono stati, se non altro a livello personale. Comunque, dal punto di vista scientifico, è comunque sempre utile tenere traccia degli approcci seguiti, perché potrebbero essere riusati in nuovi contesti e applicazioni, o perché uno vuole una situazione effettivamente non così diciamo impegnativa, ma molto economica. Per esempio, certe applicazioni che una volta risultavano molto impegnative soltanto in ambienti molto sfidanti e così via, adesso magari possono essere delle applicazioni domotiche a basso costo e possono essere utilizzati anche in altre applicazioni. E dal punto di vista metodologico è comunque sempre importante tenere presenti i risultati conseguiti, in particolare per non perderne traccia. Il boom di internet ha generato questo fenomeno, per cui tutte le conoscenze prima di un determinato diffusione di internet sono rimaste un pochino, come dire, oscurate dal fatto che sono disponibili in cartaceo. Magari risorse, diciamo, pubbliche, però in cartaceo difficilmente reperibili. Io stesso, diciamo, io sono stato coinvolto da Marco a fare questa chiacchierata, mi sono trovato che avevo tante robe che a casa mia, su cartaceo, riviste, eccetera, eccetera, pubblicazioni su questa cosa qui, che non risultavano più su internet se non a livello, per esempio in Google Scholar, a livello di titolo, però non si capiva cosa c'era dietro questa roba. Sì, neanche tutte, nel senso che per esempio l'Oxelt aveva una sua rivista in inglese, anzi forse in due lingue, in inglese e italiano, che è disponibile anche su Google come titolo, però non neanche tutti i titoli. Cioè, per esempio, l'articolo di Ripak non l'abbiamo trovato neanche come titolo su Google Scholar, mentre invece naturalmente è disponibile il brevetto, perché comunque i brevetti nel tempo, per fortuna, li hanno pubblicati sempre di più, almeno come lettura. La cosa buona dei brevetti, perlomeno, che c'è una base dati riconosciuta internazionalmente in cui le vecchie cose possono essere recuperate. Certo, se leggo, diciamo, un articolo da rivista lo trovo un po' più fruibile dal punto di vista tecnologico rispetto al linguaggio brevettuale. C'è anche un discorso di diritti, nel senso che appunto non tutte le riviste scientifiche pubblicano in maniera aperta, non sempre Google Scholar o anche Google Books ha i diritti di prendere le pubblicazioni più recenti, mentre invece pian pianino, spesso anche su richiesta, pubblicazioni più antiche sono effettivamente disponibili. Però è curioso che le cose degli anni 80, che sono ancora molto applicabili in tanti contesti diversi, anche al di là della tecnologia vocale, insomma, ma non sono sempre così accessibili. Ok, quindi per concludere, bibliografia essenziale di Ripak sono queste due, in cui naturalmente il brevetto è facilmente reperibile, l'articolo è francamente più leggibile, cercherò di metterlo magari su internet perché per adesso è soltanto un titolo. Si vede anche, diciamo, le persone che erano più attive in questo progetto, si vedono sia quelli di... del gruppo vocale XELT, Ciaramella, Venuti, Tasso, sia quelli dei circuiti integrati XELT, Licciardi,
Paolini, e sia diciamo le persone di ERSAG che hanno collaborato, Cecinati e Vincenzi, mi sembra. Sì. Poi, siccome oltre a fare la rievocazione storica può essere venuto questo RIPAC, che comunque si inserisce tutte le tecnologie vocali XHELT, sono utili queste due pubblicazioni, Tecnologie vocali uomo-macchina, nuovi servizi a portata di voce, edizione XHELT a cura Billy, di cui certamente esiste facilmente accessibile il cartaceo, e quest'altro, Advanced Algorithms and Architecture for Speech Understanding a cura di Pirani. In questo secondo si delinea una anche collaborazioni europee, e quindi c'è anche qualche contributo di altri colleghi europei. Sì. La pubblicazione è stata, tra l'altro, qua c'è scritto 1990, ha avuto una riedizione qualche anno fa, proprio piuttosto recente, mi sembra nel 2013-2014. Infine, se uno, oltre alle cose che ha fatto XHELT nelle tecnologie vocali, vuole avere un inquadramento un pochino più generale come è stata la tecnologia, si può fare ricorso al The Voice in Machine, Building Computers to Understand Speech di Roberto Pieraccini, MIT Press, che è un diciamo, libro divulgativo abbastanza recente che può dare, diciamo così, un quadro più generale con qualche evoluzione. Va citato che Pieraccini era anche un nostro collega in XHELT, che per esempio ha fatto si è spinoffato in maniera personale in America, anche lì ha avuto un buon successo. Sì, a me sembrava, diciamo, interessante accogliere questo invito da parte di Elia sulle tecnologie vocali, perché appunto accanto a alcuni, diciamo, episodi più famosi di Torino, no? Sulla Perottina, cioè Perotto era nato a Torino, piuttosto che il calendario di Plana, eccetera, c'è stato poi questo filone un po' più specifico delle tecnologie vocali, che aveva un suo interesse perché comunque è stato molto pionieristico negli anni di nascita e dopo. È cominciato con la sintesi vocale nel 75, eccetera, con l'italiano, era l'unica, diciamo, sintesi vocale capace di parlare in italiano. E poi, appunto, ci sono stati questi passi successivi che ha detto mio padre: il riconoscimento vocale, il riconoscimento del parlato continuo, che è stato, cioè, anche qua applicato per la prima volta nell'italiano a livello industriale e di qualità internazionale. E questo RIPAC era proprio diciamo, un riconoscimento di alta qualità, adatto per applicazioni industriali, tra l'altro ricerca pubblica. Poi appunto c'è stato successivamente appunto questa cosa di sistemi di dialogo. Oggi tutti quanti conoscono Siri e lo usano, tutti ne parlano, ma di fatto questo qua dello XHELT è stato il primo utilizzabile effettivamente. Con le distinzioni naturalmente che in quel caso il contesto era telefonico, quindi chiaramente le richieste telefoniche sono abbastanza tipiche, no? L'orario dei treni, queste cose qua. C'è un dominio molto specifico. Adesso uno virtualmente potrebbe chiedere tutto a Siri, quindi diciamo la cosa aumenta, però anche lì ci sono delle richieste più tipiche collegate alla posizione del telefono, eccetera, insomma. Poi adesso la cosa è andata avanti. Però, appunto, quello che a me ha colpito, no, nel fatto che l'Italia è sempre un pochino, diciamo, zoppicante su tanti settori, magari, no. Invece questo ha seminato bene, mi ha colpito il fatto che anche in contesti internazionali i professori tedeschi e tutto quanto ricordano XHELT, cioè XHELT, ma anche Loquendo come un marchio di qualità nei suoi prodotti. Anzi, insomma, di cui andare orgogliosi anche da parte degli sperimentatori, magari di università tedesche, e questo marchio, che io sappia, è stato anche mantenuto poi quando è stato acquisito da un'azienda, dall'azienda principale americana Nuance. E poi, comunque, la cosa appunto non si è fermata con Loquendo, eccetera. Si è distribuita a mille rivoli tra applicazioni varie, start-up più o meno recenti. Però addirittura c'è questa notizia, no, che gira chiaramente sui giornali di
di una multinazionale americana che ha deciso di investire un pochino in questa zona, nel torinese, proprio perché sapeva che c'era questa eccellenza internazionale sull'italiano, quindi insomma gli italiani erano anche abbastanza indicati. E quindi c'è un motivo, insomma, è il fatto che questa ricerca pubblica ha seminato, e ancora dopo quanti anni sono passati, dal 75 insomma, ha seminato abbastanza per raccogliere anche poi nel futuro. E quindi mi sembrava utile citarla. Bon. Prego. Dunque, la ricerca dello XELT era, XELT era del gruppo STET, quindi le ricerche venivano finanziate da questa società. Però in questo particolare caso di RIPAC va detto che l'investimento invece era stato del Presidente del Consiglio. Infatti se si vede la titolarità del brevetto, si vede Presidenza del Consiglio, Consiglio della Ricerca o qualcosa del genere. Quindi veniva considerato anche strategico, a livello più generale che di gruppo, che noi facessimo queste cose. Tecnicamente l'equivalente del MIUR dovrebbe aver fatto, però in effetti molta di questa ricerca ha avuto anche una ricaduta, cioè non era soltanto un investimento, questi servizi c'erano, ci sono stati. Naturalmente ringraziamo per l'attenzione.